Konnichiwa a tutti ragazzi, siamo qui immersi dalle lucine di Natale per raccontarvi una bellissima storia, la storia di un'intelligenza artificiale di nome Cortana e del suo amato Master Chief o Master Chef, potrebbe essere cuoco, potrebbe essere. Ma ben ritrovati in un nuovo episodio di Into the 4K, oggi parliamo della serie di Halo, sì, io non potevo lasciar finire l'anno e aspettare ancora per fare la recensione della serie TV in 4K di Halo, prodotta da Paramount per il canale Paramount Plus, ma uscita anche fortunatamente su disco 4K. Meno male, e adesso entreremo nel dettaglio, ma fatemi partire dall'inizio. Sono un fan di Halo? No, ho giocato il primo, ma non all'inizio, all'uscita, anche se mi ricordo, ero a casa del mio amico, era appena uscito il trailer di Halo, era appena uscito il trailer anche dell'online, quando c'era la nave che portava tutti i soldati, c'erano i Covenant, c'è questo grandissimo gioco online, cioè il primo trailer, cioè tanti anni fa. Io me lo ricordo ancora che ero a casa del mio amico. Poi dopo è uscito Halo sulla prima Xbox, è uscito il 2 e io li ho recuperati in seguito sulla 360 in modalità retrocompatibile. Ho giocato i vecchi perché avevo prenotato Halo 3, la collector col casco, che dovrei mettermelo qua il casco perché ce l'ho a casa di mio papà, dovrei esporlo qui il casco che all'interno conteneva il gioco, il booklet, eccetera, e mi ero preparato per l'uscita del 3, quindi mi finì il primo, mi finì il secondo per giocare il terzo. Poi io ragazzi ho smesso di giocare ad Halo, no, avevo ancora giocato Halo ODST, lo spin-off con gli altri soldati. Perdonatemi ragazzi, io non so tutti i nomi dell'universo di Halo, li ho giocati fino al 3 più lo spin-off. Avevo provato anche lo strategico che era ambientato prima, se ricordo bene ragazzi, alzo le mani se ricordo bene, e poi ho finito lì. Da lì in avanti sono usciti altri giochi, la storia è andata avanti, ma oggi hanno fatto la serie, una serie che hanno iniziato a fare prima del Covid, poi è arrivato il Covid, boom, bloccata la produzione, hanno continuato appena si è sbloccata un po' la situazione e finalmente quest'anno è uscita la serie che mi sono gustato grazie alla Plion in disco 4K. Sono 5 dischi, 2 episodi a disco e l'ultimo episodio è sull'ultimo disco, quindi sono 2, 4, 6, 8 e il nono episodio sul quinto disco. A me la serie mi è piaciuta, l'episodio 1, 2 e 3 sono una bomba, veramente veramente belli, mi hanno catturato subito. Poi però c'è il quarto dove parlano un po' di più, il 5 combattono contro i Covenant, c'è una mega battaglia finale diretta da Jonathan Liebsman, che è il regista della seconda parte della serie. Non so se vi ricordate Alcalar delle Tenebre, World Invasion e Alcalar delle Tenebre. Io lo vidi al cinema in SDDS, La Fata Dentina, un suono spettacolare al cinema, è stato meraviglioso, si sentiva sta fata dentina che girava dietro, era una cosa bellissima in SDDS al cinema, cioè è un evento che mi è rimasto ancora in testa. È anche regista della Furia dei Titani e poi recentemente cos'è che ha fatto telefilm e poi adesso Halo. Poi c'è l'episodio 6 in cui parlano un po', il 7 parlano anche lì, poi c'è l'8 che di nuovo torna con un po' d'azione, eccetera, e poi c'è il nono episodio che è una bomba, cioè tutti i soldi li hanno messi lì sui primi 2/3 episodi e l'ultimo episodio, cioè tutti gli effetti speciali, i soldi li hanno messi lì. Ma a me è piaciuta, ci sono varie persone che mi hanno detto che si sono presi un po' di libertà, anche perché dell'universo di Halo ci sono anche libri che espandono la storia di Master Chief, Chef, lo chef dei Master, Master Chef. Scusate fan di Halo, scusatemi per le battutacce. Quindi io non sono neanche andato a leggere le differenze tra libri, gioco e serie. Io mi sono guardato la serie con qualche ricordo del gioco e basta, cioè non sono andato a dire ma perché qui non è così? Perché qui non è cos'ha? Mi sono guardato la serie, boh, ho visto il prodotto e devo dire che è molto molto valido, ma veramente molto valido. I più puristi potrebbero storcere il naso su qualcosina, potrebbero, anche perché io non so nei giochi, ho giocato fino al 3, ma qua
ha una faccia, si toglie il casco, Master Chief, si toglie il casco, quindi c'è un attore al suo interno che recita e si toglie il casco molte, molte volte. Però le armature sono fatte bene, l'atmosfera fantascientifica c'è e anche la produzione con effetti speciali, a parte qualche scenetta però di alto livello, a mio avviso di alto livello. Mi ha tenuto e sono contento di aver visto fino all'ultimo episodio e sono curiosissimo di vedere una seconda serie. Per colpa sua ho preso l'Xbox Series X per rigiocarmi tutti gli Halo. Ma quello è un altro discorso. Ragazzi, passiamo all'analisi tecnica di questa serie. Cioè, bisognerebbe vedere le serie così? Se dovessi dare un voto, cosa darei alla serie di Halo in 4K? Video? Io il 10 non lo darei mai, 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 per me il 10 non esiste. Io darei 9,5. Per l'audio inglese Atmos, io darei 9,5. Per gli extra, io darei 9, per quanti extra ci sono. Quindi, boh, cosa devo dire altro? Alla prossima puntata. Ma sto scherzando, ma sto scherzando, ma certo che vi racconto qualcosa, ma sto scherzando, ragazzi, partiamo dal video. Ripreso tutto in 4K, Master 4K con le Arri Extra Large Format, la serie presentata anche in Dolby Vision. Ragazzi, fatemi dire che se volete video demo, se volete il dettaglio, se volete il micro dettaglio, se volete un bellissimo uso dell'HDR barra Dolby Vision, alte luci che colpiscono, effetti speciali bellissimi, un nero profondissimo, questo è il video che fa per voi. Cioè, vedere una serie come ho visto Halo, come mi sono goduto Halo, perché se anche mi ha tenuto lì a vedere episodio dopo episodio, e anche per la qualità video, ragazzi, pazzesca. Sì, c'è qualche episodio con qualche inquadratura un po' meno, ovviamente, ma porca di una vacca. Già solo l'armatura di Master Chief, ovvero John, ma l'armatura di John è... Cioè, gli screenshot che vi ho messo qui non danno l'esempio in movimento dell'immagine che andrete a vedere. Non rende giustizia. Cioè, wow, come HDR. Io potrei già dirvi HDR dettaglio la sigla di Halo. La sigla, c'è qualche inquadratura della sua schiena, delle sue mani e ci sono microparticelle che iniziano a costruire in computer la sua armatura. Gli avvolge il braccio, poi gli avvolge le spalle, si unisce la corazza, si unisce così e finisce con l'inquadratura che si allontana di lui con tutte delle luci dietro. Che alte luci quando inizia il... Fantastico, cioè tutte quelle migliaia di particelle che gli avvolgono il braccio, le spalle, le potete contare una ad una, è una cosa pazzesca, è pazzesca, ma anche nella serie il dettaglio del Warhog, si chiama il Warhog. Cioè, alla fine sono 9 ore di serie, di esempi ce ne sono tantissimi, come anche l'inizio nel pianeta desertico, cioè, wow ragazzi, la sabbia, le pietroline, quando arriva lui all'inizio che spara tutti i Covenant, gli effetti in CGI dei Covenant, cioè, ragazzi, il dettaglio è altissimo, cioè, se volete una serie da far vedere agli amici, demo, questa è. Questa, ce l'avete qui. Volete il video demo? Il video con cui fanno quelle demo da scaricare per far vedere agli amici? Questo è Halo. È Halo, questo è. C'è un'inquadratura nel terzo episodio o è il quarto? No, forse no, è il quarto, sì, forse è il quarto in cui vanno in una foresta. C'è questa foresta che è luminosa, tutte le foglie, tutti i rami, le foglie per terra, ma anche il secondo vanno in un pianeta. Vanno perché la storia è sia di John, poi c'è anche una ragazzina che si incontrano nel primo episodio e la serie forse rallenta un po' perché racconta anche un pochino la storia di questa ragazzina che deve lottare per liberare il suo popolo insieme a un ex amico, un ex Spartan come John, e c'è questa seconda parte di storia che forse rallenta un po' la serie e diciamo che ciao Spartan, diciamo che è un po' l'elemento che rallenta tutto. Potrebbe,
far perdere un po' l'impatto, ma non perché non sia carina la sua storia, assolutamente, non perché è una ragazza, cioè assolutamente. Però siamo così curiosi di vedere la storia di John, che della ragazzina ci interessa un pochino meno. Tutto lì, tutto lì. Però, ragazzi, i video demo, stavo dicendo, il secondo episodio vanno insieme con l'astronave, poi già in mezzo agli asteroidi, arrivano in questa città dove ci sono degli asteroidi collegati da altri piccoli asteroidi, con lo spazio, il pianeta qua sullo sfondo, il dettaglio degli effetti speciali in CGI. Poi tutti i piccoli meteoriti sono collegati da dei cavi metallici e loro si spostano da un meteorite all'altro con delle cabine, no? Tipo funivia. Bellissimo, bellissimo. Ma anche il combattimento finale nel quinto episodio. Ragazzi, ci sono di queste inquadrature di questa cava, l'hanno ripresa in una cava e sono da sbavare. Cioè, volete dettaglio e micro dettaglio, primi piani, capelli. Alo. Non mi prolungo tanto, ragazzi, perché sono 9 ore di serie, cosa, che altri esempi vi. Cioè, sarei ripetitivo, perché la cinepresa è quella, le lenti che hanno utilizzato sono quelle, l'impatto si mantiene similissimo dall'inizio alla fine, ma anche come HDR, HDR, alte luci, ragazzi. Wow, i colori! È fantastico! Questo è. Ah, mi è piaciuto tantissimo, cioè così si deve vedere una serie. E come si deve anche sentire una serie? Così. L'italiano, ho sentito vari pezzi di vari episodi, ho risentito un po' di scene calme, eccetera. È un mix nuovo, doppiato in italiano, non mi piaceva tanto il doppiaggio in italiano. Sentire in italiano, probabilmente gusto mio, però gli effetti ci sono, 5.1 Dolby Digital, ragazzi, un mix nuovo, se volete sentirlo in italiano, ovviamente si sente. Benino, non posso dire che non ci sia surround, un po' di subwoofer, ovviamente non posso dire di no, però non schiacciate Atmos, se avete l'impianto Atmos o 7.1, non fate la cazzata di mettere traccia inglese Atmos, non fatelo, voi rimanete con la vostra convinzione che è una bella traccia quella Dolby Digital, rimanete lì e boh, nel vostro cuore si scalderà quell'angolino dedicato al Dolby Digital, il vostro caro vecchio Dolby Digital che vi accompagna sin da inizio anni 90 e ve lo tenete lì. Se volete fare la cazzata, perché fate una cazzata, perché metterete sotto stress il vostro impianto, ascoltate in Atmos e Moreno dice, così vanno mixati i film. Questo è esattamente quello che io mi aspetto dal mix come effetti sonori sopra ai lati 7.1, il subwoofer. Io da un film mi aspetto questo, attaccato alle casse sul soffitto per sentire qualcosa, o i laterali, o i back surround per sentire effetti. E questa io penso sia la più bella, che poi va avanti per 9 ore, cioè non c'è un episodio in cui non si sente bene il mix, non ce n'è uno, quindi è un film grande di 9 ore. Per me questa è la top traccia, è la top traccia. Questa è una traccia top Atmos di Halo, è una serie che sorpassa i mix dei film. Effetti sempre, c'è sempre qualche rumorino che vi accompagnerà quando cambia la scena. Sono al deserto, c'è il venticello, sono in una fabbrica, ci sono tubi, persone che passano, che parlano, sono in una stanza di riunioni, sentite il wuuuh della stanza in sottofondo. C'è sempre, sempre qualcosa spalmata in tutti e sette gli altoparlanti. Una figata pazzesca. Abbiamo comprato gli altoparlanti per utilizzarli? Qui li utilizzerete al 100%. Effetti da sopra astronavi. Nell'episodio quello che vi ho detto prima, che era il terzo o era il quarto? No, forse era il terzo. Comunque, foresta, lo scricchiolio, si vede che appena ha piovuto lo scricchiolio dei rami con le foglie da sopra, ma anche le scene di combattimento, Covenant che passano da sopra con la navicella, da tutti gli altoparlanti. Una traccia A più, ed è così che dovrebbero essere mixati i film. Se io mai un giorno dovessi fare un film, io vado da chi ha fatto il messaggio di questo film e dico: tu me lo devi fare il messaggio, perché tu fai i mix come li voglio io, come andrebbero fatti, perché non utilizzare gli altoparlanti? Cioè,
Ascoltate in inglese, ragazzi, ascoltate in inglese e mi darete ragione. Non potete non darmi ragione, non potete. Top audio in inglese. Se non volete sentire queste cose che ho provato io, rimanete col Dolby Digital 5.1. Vi guardate la serie di Halo, si vede benissimo, top video, e ascoltate in italiano. Ma non fate la cazzata di ascoltare in inglese. Quando toccano l'artefatto, a parte che quando tocca l'artefatto c'è sempre un effetto ovunque, ma c'è in un pezzo nell'ottavo episodio, sì, che quando tocca l'artefatto, non vi dico chi, non vi dico cosa, guardatevi la serie, toccano quest'artefatto. Così bisogna ascoltare un film. Ed è una serie! Ci hanno riservato un mix così a una serie! A una serie! Neanche Batman ha così tanti effetti laterali e da sopra come la serie di Halo. Neanche un film AAA come Batman. Ascoltatevi Halo in inglese. Ho tantissimi altri esempi, come l'esempio che vi dicevo prima dei meteoriti, quando passano in mezzo ai meteoriti, gli asteroidi, sono asteroidi, sì, perché un meteorite è un asteroide, Moreno si confonde, comunque con l'astronave, subwoofer, top, ragazzi, top in inglese, top, me la rivedrei da capo, avessi più tempo. Per risentirmela tutta, e quando verrà qualcuno a casa mia, io potrò fargli sentire un pezzo di qualsiasi episodio, perché è una figata pazzesca. Boh, passiamo agli extra, ragazzi. Extra per ogni episodio, e io ho sempre visto episodio più questo speciale. Per ogni episodio, dato che c'è due episodi, ci sono due speciali in ogni disco. Io ho sempre fatto così: episodio e speciale. C'è un backstage con una conduttrice che è aiutata dalla voce di Cortana. Ecco, anche nella serie vedrete l'origine di Cortana insieme a Master Chief. E non so se era così nei romanzi, però a me è piaciuto, anche Cortana è fatta bene, essendo in CGI, animata in CGI, è fatta bene, gli effetti speciali, ma stiamo parlando degli extra, perché sto tornando indietro, guardatevi la serie, ragazzi. Comunque c'è uno speciale che varia di durata da... I primi sono sui 15, 20 e qualcosa minuti, poi alla fine arriviamo anche a quasi 40 minuti. Backstage per ogni episodio si compone sempre con intervista a un attore della serie, nel primo c'è quello che fa Master Chief, poi c'è la ragazzina, poi c'è quella che doppia Cortana, che è la stessa dei videogiochi, è sempre lei che fa Cortana, poi un saluto ai fan, si parla un po' con i fan. Backstage, l'addestramento militare, in un altro ci sono i costumi, in un altro le armi, in un altro gli effetti speciali, la colonna sonora e questo per ogni episodio. Quindi fate una media di toh, fate una media di mezz'ora episodio ed è vero che c'è 5 ore di extra solo con questi extra dedicati agli episodi, uno per episodio. Poi nell'ultimo disco ci sono altri dietro le quinte di durata che varia da 10-15 minuti su di nuovo costumi, le riprese sul set, la musica, c'è anche un videoclip musicale sulla canzone di Halo, insomma io ho visto tutto per una serie, cosa volete di più? Cosa volete di più? Cioè, anche come extra. Top. Per una serie, cioè per una serie bastava qualche dietro le quinte, una robetta così, invece ne avete ore e ore e ore, avete almeno, sì, 6 ore passa, 6 ore e mezza circa, sì, oltre 6 ore di extra da vedere, oltre 6 ore. Chiudiamo questo episodio dicendo che la serie, ragazzi, va vista, magari vi piace, magari non vi piace, io sono sicuro che vi piacerà. Sono sicuro, se siete fan di Halo, guardatela con altri occhi, anche perché poi spero ci sarà una seconda che magari prenderà ancora altre strade, quindi magari si avvicinerà al gioco, prenderà le distanze dal gioco, chi lo sa, però è anche qualcosa di diverso e particolare. Se rivolete la storia dei videogiochi, rigiocatevi i giochi, cioè no, questa è una serie che deve anche un po' piacere a tutti, non solo ai nerd. Le inquadrature alla videogioco, alla sparatutto, ci sono solo nel primo
e nell'ultimo episodio, e specialmente nell'ultimo episodio, tutto sembra il film di Doom, no? Vi ricordate Doom, tutta quella sequenza in prima persona? Cioè, è una figata. Anche gli effetti speciali sono quasi sempre al top. C'è un mega boss col martellone, che se c'è nel gioco io non mi ricordo il nome, scusatemi ragazzi, che in CGI è perfetto, nitidissimo in 4K, bellissimo, contrasto, colori. Wow, ragazzi, chiudiamo questa recensione. Ho già detto di tutto? Magari aspettate qualche sconto se non volete spendere cos'è 50-60 euro, lo capisco. Però una serie, vederla così, sentirla così, approfondirla con gli extra così, non capita tutti i giorni. Questo è un disco. La serie, come ho detto, va a gusti, ma tecnicamente questo è un disco che dovete avere a casa. Halo, stagione 1, attendiamo la stagione 2, e da vedere su disco, perché si ripeterà la stessa storia di questa. Madonna, che atmos, quanti effetti intorno, quanti effetti qua, quanti! Tanti esempi da fare, tanti. Sono 9 ore, Moreno, ricordarsi 9 ore di serie non è facile, però credetemi che è una grandissima figata. Vederlo così, anche la sigla. Alo. Sti cazzi, cioè. Ragazzi, con il mio Spartan la chiudo qui e noi ci rivediamo nel prossimo episodio di Into the 4K. Quindi, sayonara a tutti e bye bye.